James Arthur, Medicine in diretta su Radio Roma, primi da sempre. Questa è Saranno Famosi, il programma più inascoltabile, e stiamo capendo anche perché, perché insomma, beh, il livello degli ospiti che ci portano, io sento un vu, non so che cos'è, abbiamo messo la cassa fuori, e va bene, ci piace farlo così. Il nostro Antoine ci ha portato degli ospiti come ogni martedì. Assolutamente sì, per la rubrica dei migliori talenti del web. I migliori talenti del web si chiama Antoine Advisor, e lo facciamo in diretta. Antoine Advisor, i migliori talenti del web. Chi ci hai portato oggi? Benvenuti in questa nuova puntata di Antoine Advisor. Oggi qui con me ho mille sfumature di maschi, sì, etero basic. Sì. Maria Chiara e Valeria sono le etero basiche. Benvenute. Grazie. Benvenute, ragazze. C'è l'applauso, ma Lucas ha disertato. Ma però, no, disertato perché c'avevamo una cassa che ci aveva mandato. Bene, allora, le premesse non sono proprio positive. Perché no, voi pure siete perché ci avete presentato col femminile. Questo l'ha fatto lui, la presentazione. Io non vi Valerio conoscevo neanche. E Maria Chiaro. Valerio e Maria Chiaro. Inizia a ragionare. Ci piace questa cosa. Bella, regà. Com'è nata questa cosa? Come sono nate le etero basiche? Allora, abbiamo capito che toccava fare i sordi in qualche modo. Ecco. Volavamo mezzo svoltà. Ci abbiamo provato che è cripto. No, niente cripto. NFT, avete provato NFT? Neanche. Troppi sordi, vedo. Volavamo fare una cosa più rapida. Spacca rapido. E quindi cosa succede? Famoso in video, mettiamolo su TikTok. E poi dicono che è tipo una roba che va tra i giovani. Tu studi, poi fai un video, metti su TikTok, è fatta. Abbiamo sportato. E quindi poi è andato bene, cominciava ad andare bene. Va detto culo. Bomba. Io solo poi dico... lo dito ancora non ci ha chiamato. Solo lo dito. Ma come cazzo è possibile? Perché sei della Lazio, sei, no? Ma che c'ho sta chiamata? Ah, vabbè, di Roma Nord. Ah, sono di Roma Nord. No, ma che mi porti? Due laziali. A Roma c'è solo la Lazio. Sì. Ragazzi, non giochiamo così, finisce con i sentimenti. Allora, vai. Allora, io guarda, sono allibito da quello che avete detto adesso, però voglio chiedervi di presentarvi uno a uno per 30 secondi. 30 secondi, dite prima Maria Chiaro. Prima Maria Chiaro e poi Valerio. E poi Valerio, 30 secondi, partirà un ticchettio che vi metterà ansia. Ti mette ansia, Maria Chiaro? 30 secondi. Vai, Maria Chiaro. Ma per cazzo. Allora, io sono Mario Chiaro, studio economia, là ci ho conosciuto Valerio, l'amico mio. Sì. C'ho un bulldog francese, si chiama Alan, la ragazza mia si chiama Marica. Apposta, finito. Bravo! Grazie, bravo! 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 Bravo, bravo, bravo con l'H. Poi, Valerio. Vado. Bello a tutti, regà. Io sono Valerio, pure ho fatto economia con Mario Chiaro e mi sono appassionato di sordi con The Wolf of Wall Street ai medi. Ho fatto pure musica, mo faccio i beat. E niente, la ragazza mia si chiama Ilaria. Bella, mo te amo. Bella, vabbè, perché se la ragazza ci vuole. Poi Antoine, vai. Sparato. Come avete capito che il web poteva essere una svolta per voi due? Ecco, quando è stato quel momento in cui ho detto, oh, ma lo sai che c'è? Ma mo famo lo davvero. Sai che c'è? Basta cripto, mi sono rotto al cazzo. Quando abbiamo visto i K. Abbiamo visto i K, poi una volta abbiamo fatto un beat. Noi abbiamo una produzione, si chiama Snake. Ah sì? Ah sì, sì, ho sentito qualcosa. Ce l'avete portato il beat? In che senso? Ne abbiamo uno, ma ci stanno le parolacce. Va bene, parolacce. Anche bestemmioni proprio? No, se è solo parolacce. No, parolacce ci piace. Ma ce lo fate là? No, questo è proprio un intro di tutte le cose. Io te faccio l'intro. Allora, basta, sentiamo, aspetta, le etero basiche live su Radio Roma Saranno Famosi. Per la prima volta in radio ci sparano un beat. Sì. Che spacca di brutto, frate. Dai. Manna la Flavia. Ma vuoi una base? Volete una base? No? Ma ce la puoi mettere, volendo. Una base hip hop. Una base di quelle. Ma poi allungo il pezzo, mo sentite. Ma voi fate roba contenuti spinta trap o fate roba delle femminucce? Roba tratta con l'autotune. Ma fa un disco sulle troie. Perfetto. Che non sono ovviamente. Sono le femmine. Ok, perfetto. Salutiamo tutte le associazioni a tutela delle troie. Che sono anche qui sulla Laurentina. Bene, detto questo, signori, in diretta ce l'hai, Lucas, una basetta al volo? Basetta al volo, dai. 3, 2, 1, etero basica. Magna de sto microfono. Se Snack Produzioni, se so tutte droghe, se non c'è sta cazzo da fa. Ah, regà, è finita. Ah, cazzo. No! Pensavo. Vabbè, perché era l'intro. Pensavo. Io volevo far entrare i bambini con le famiglie, ma mi sa che li faccio entrare dopo. Dopo. A tra poco, maleducate. MK Killer, tienimela un po', va. Tiziano Ferro, la conoscete questa? La conoscete? Questo mi fa che gay. Tu fai Baby Gay e tu Tiziano Ferro? Sì. Vai, ve lo ricordate? Senza noi non siete niente.
senza noi voi siete persi. No, io non lo so più. Solo questo. Io pure. Andiamo avanti con le Enterobasi che ospite saranno famosi in questa 230esima puntata e ancora non ci hanno cacciato, ma dopo di loro, secondo me. Ma come abbiamo detto che domani schiodiamo. Ma come fate a fare i maschi meglio dei maschi? Ecco. Questo è uno studio che come ci conoscete così bene? Va avanti da anni. Anche perché la femmina quello che fa tutta la vita è guarda i maschi. Quindi cioè, tu non puoi davvero fare cose insieme a loro. Quindi devi guardarli. Tu hai mai giocato a GTA? Per forza, io per te. No, io no, ho solo guardato perché l'alter ego. Noi guardavamo i maschi che giocavano a GTA. Quindi vi ispirate a tutti, amici, fratelli, genitori, fratelli. Noi siamo il manager che è mio fratello. Pure il manager nostro, sì. Come si chiama? Salutiamolo. Ludovico. Ciao bella Ludovico. Bella grande. Bene. Gestia robetta. Roba però commerciabile o no, roba? No, qua robetta. Ah, no, quell'altra la gestiamo da soli. Perché noi sono già 2 anni, non ci parlate di queste cose perché noi siamo 2 anni. 2 anni. Puliti. 2 anni da oggi, abbiamo scritto anche una canzone che sono fa così. Sono 2 anni senza cocaina, senza le pastiglie e la chetamina. Ecco, era giusto per dire. Peccato non possiamo dire lo stesso per Valeria, però vabbè. Bene, la canzone è nostra, è tutto nostro. Faremo entrare i bambini dopo, ve lo ricordo. Poi vai. Ma quando avete capito, cioè, quando c'è stato questo switch da stiamo a fare una cazzata, stiamo a cazzeggiare, oppure piamo se Roma, fammolo prima che lo faccia qualcun altro? Non c'è ancora stato, ne subiamo le conseguenze. No, in realtà, dai, serie. Forse all'inizio, subito, dopo il primo video, non ci aspettavamo sarebbe andato così tanto. E poi quando abbiamo visto che è andato forte abbiamo detto famo là o stadio. Famo i sordi. Famo i sordi. Ancora non visti. Però li faremo. Ma hai raggiunto il cervello. La cocaina inizia. No, basta. No, no, basta, basta. Poi ho visto che vanno fatto un grande torto. Circa 10 settimane fa vanno hackerato il profilo. Se Emilio. Qui infame di Emilio Mortacci su. Ancora poi, stanno a cercare. Cioè voi sapevate chi era veramente Emilio. Bene, andiamo bene. Perché aveva scritto a tutti. I fan nostri hanno dato i sordi a Emilio. Se stanno i De Pils ancora stanno a pagare Emilio. Ma chi è questo Emilio, ragazzi? Hanno fatto abbonamento a Emilio loro. È un hacker. È un hacker. Salutiamo Emilio pure. Ma come saluti? Oh, se no c'è un hacker pure a noi. Speriamo che non sia. Ma noi abbiamo Mirchetto che lo sta a cercare ancora. Poi gli menamo. Parliamo dei soldi. Parliamo dei soldi. Avete cominciato a guadagnare? Dai, su. Se monetizza i sponsor o qualcosa. Diteci la verità perché noi vogliamo sapere. Noi chiediamo a tutti. Noi siamo marchettari. Noi facciamo schifo. Allora ancora un cazzo? Niente. No! Se volete vi apro l'app da Postpay davanti. Valerio ha aperto la partita IVA per 0 euro. C'ha cioè, tre commissioni che resto. Però perché noi vogliamo fare l'agenti nostri. Cioè noi non siamo l'agenzia. L'agente di noi stesse. L'agente di voi stesse. Mi piace sta cosa. Quindi Etero Basic Agency. Sì. Vediamo un TikTok loro o uno di quelli ma che ma tu sei sicuro? Ma tu sei pronto? Un reel. Un TikTok questo. C'è una pagata. Sì, ma vaffanculo va. Questa settimana avremmo fatto 5 padel. L'outfit a padel è tutto. Questo è padel, eh? Portano stato più un po' più benestanti sti cazzi. Ormai si gioca a padel. Terzo vado da settimana. Ti vedo che sta in forma, Sto in formissima. Le fa sgonfio però ancora di mamma. Faccio il corso d'istruttore mo a dicembre, eh. Qua frate mo mi sto a fare regalare racchetta nuova per Natale. Starvi dubbiotte. Scaldamosi che sennò si rompeva. Beh, quello pure a carcetto. Non si chiama racchetta, si chiama pala. Tiro una mina addosso a sto vedro se rompe. Perché io c'ho una forza inaudita, eh. Ma vedi che ha scoppiato prima qua? È dentro, è palese. Vabbè, guarda, io ho fatto tennis, per me è padel, ma che è? Lo vedi che sto segno, è la pallina. Mamma mia, che mina che ti tiro. Brave, le Enterobasiche. Te l'ho detto, fanno i maschi meglio dei maschi. Fanno i maschi meglio dei maschi, è vero. Qual è il segreto? Adesso rispondetemi da persone reali, quindi uscite dal personaggio. Qual è il segreto per fare i maschi meglio dei maschi? Osservare, in realtà noi siamo come delle antenne, cioè siamo sempre state. Quindi pure adesso ci è stato osservato. Assolutamente. Però una domanda che voglio farvi: voi fate il ragazzo un po', diciamo, di Roma Nord? Boro. No, ma che di Roma Nord? Beh, sicuramente un po' più lo di Roma vedi Nord. Che già dividemo. Secondo me dovete pensare a fare pure quello della provincia, quello un po' fuori. Laurentino 38. Sì, quello ma un in realtà tanti ci hanno chiesto di poter fare maschi etero nelle altre città. Sarebbe figo anche questo. Bello pure quello.
pure quello. Anche questo. Bene, allora ci ascoltiamo un altro disco e poi facciamo entrare qualche mamma con i bambini, quindi poi zero parolacce per 10 minuti. Ci pensiamo noi, so buone mamme? Penso di sì. Ok, penso dai, di sì. Dai, so buone, vai. Disco Machine con Sophie and the Giant, succede di tutto in diretta oggi, in the dark, su Radio Roma Primi da Sempre. Abbiamo le maschere in diretta con noi, abbiamo un gruppo di fantastiche maschere. Ce lo fate un urlo? 1, 2, 3... Perfetto, che bello, che belli che siete. Abbiamo Batman, io che vedo bella di tutto. Di carnevale. Sì, allora, facciamo una cosa, chiamiamo un paio di maschere, una le scegli tu, una le scelgo io e una, due le scegliete anche voi, quattro maschere. Ok, vai, cominciamo. Io voglio Batman. Batman, vieni a fianco a, a lei. Perfetto, Antoine. Allora, io scelgo. Tu devi scegliere una allora, una io donna. Scelgo. Una femminuccia. Lei. Vieni, vieni, Elsa. Principessa. Elsa. Io poi scelgo Elsa. Tu? Io e femmine no. Spider-Man. Vieni, Spider-Man. Abbiamo detto Spider-Man. Io voglio lei. Vieni, Ginevra, vero? Ginevra, vieni, Ginevra. E mo come le famo parlare, però? Come famo? Aspetta, vieni qua, vieni qua. C'ho un'idea. Mettila, c'ho un'idea. Vieni. Oh, ecco, Ginevra, fatto. Parla al microfono. Ciao. Saluta a tutti in diretta radio. Ciao. Salutati. Ciao Radio Roma. Ciao Radio Roma. Brava, un applauso. Anche ai genitori, la fai un applauso. Perfetto. Allora, volete facciamo parlare a Batman un attimo? Batman è della basica, vai, facciamo parlare a Batman. Abbassa il microfono, come si abbassa il microfono? Batman. No, non si muove il microfono. Ci penso io, vai, vai, vai. Batman, chiedete che squadra è? Ciao Radio Roma. Come ti chiami e di che squadra sei? Ci chiedono qua. Mi chiamo Dennis e sono della Juve. Della Juve! Ma come della Juve? Come della Juve? Vabbè, allora adesso vai. La sfida di oggi l'avete fatta eccola, prima insieme. Aspetta, facciamo parlare Elsa. Ah, certo, Elsa. Vai, vai. Elsa, come ti chiami? Come si chiama? Come ti chiami? Elsa è emozionata, ragazzi, Elsa, eh. Elsa è emozionata. È che noi laziali siamo così, siamo signori, è vero. Facciamo parlare Spider-Man. Vieni. Vieni qua, Spider-Man. Sì, vai. Perché? Tu come ti chiami invece? Come ti chiami? Alessandro, grazie. Allora, la sfida di oggi l'avete Angelica. Fatta prima con Spider-Man, questo qua vero, questo qua rosso. Si chiama Angelica. Angelica, la facciamo in diretta anche con le etero basiche, che sono delle ragazze veramente carine, a modo. Maschi. No, sono politically correct. Però in realtà sono maschi, cioè sono due ragazze che però interpretano i maschi meglio dei maschi. Meglio contro dei maschi, la dittatura del politically correct. Esatto, canteremo Povero Gabbiano tutti in insieme. Diretta, tutti insieme. Tutti insieme, siamo pronti? Bravo, ci siamo. Parte da, allora, signori, dovete cantare Povero Gabbiano pure voi lì in diretta. Tutti insieme. Ma col gorgheggio, ragazzi, tipo così. Io vi ho istruito bene. Fai una prova, Ginevra. Forza, povero ragazzi. Gabbiano. Povero Gabbiano. Non sai, di solo Povero Gabbiano, vai. 3, 2, 1. Povero Gabbiano. Bravo. Ci siamo, ci siamo. Così, la canzone del momento. La signori in diretta, 3, 2, 1, vai. Povero Gabbiano, hai perduto la compagna. Non te vuoi sapere. Te capisco io perché. Però visto che ci sono tutti i bambini, visto che ci sono tutti i bambini, cantiamo una canzone tipo che cantano anche loro. Una canzone di quelle una da baby canzone... Eh sì, da baby dance. Da baby dance. Tipo il coccodrillo, capito? Il no, no, quello baby forse l'anni tua. Sanno, no. Baby quale? Mi sentono baby gay. Baby gay. Allora facciamo prima il coccodrillo e poi baby gay. Tutto improvvisato. Vai. Prima coccodrillo. Ma tu sei sicuro? E... Sì, sì, ecco, beh, il coccodrillo lo sa come la fa. La sapete il coccodrillo? E il coccodrillo come? Chi è che lo sa? Allora venite tutti qua, sanno. Tutti qua dietro. Tutti. Venite tutti. Venite qua, ragazzi, tutti qua. Facciamo il coccodrillo live. Tutti dai, qua, tutti qua, coccodrillo live. State a fare una sudata oggi. Musica, vai, vai, casino, vai, vai, casino. Pronti, venite. Io me ne vi ho uno qua. Torre, vieni con me, vieni qua. Dietro, non ci vedo. Andate là. Ok, occhio là. Sì, fischia tutto, va bene, va bene. L'animale. Pronti, vai. Come fa il cane? Come fa il cane? E il gatto. E il gatto. Vai. L'asinello. Ci siamo. La mucca. La mucca. La rana. La rana. Pronti? Ci allora, dobbiamo fare così con le mani, eh? Lo abbasso io, vai. Tutte, eh? E il coccodrillo, vai! Non c'è nessuno che lo sa! Chi se mangia il troppo, e urta ma uno cazzo! E molto spesso pianga, però quando è tranquillo come fa sto coccodrillo! Tutti con le mani! Il coccodrillo come fa?
Signori, è bellissimo questo momento. Voi eterobasi che avete pensato a fare bambini? I maschietti. Ah, solo maschi volete? Solo maschi. Eterobasi che sono maschi. Bene, allora io ringrazio tutta la brigata mascherata che ci è venuta a trovare su Radio Roma. Fate un bel urlo, salutate tutti, dai! Ciao! Fate casino! Dai! A tra poco, maleducati su Radio Roma! Saluta Ginevra! Ciao! Saluta! Masi che è in diretta con noi insieme a tante. A tanto, c'è di tutto oggi, ci vengono a trovare. Ragazzi. Dopo avremo anche gli stop. Beh, io mi pettino perché sennò poi sono brutto. Sì, sì, ma sei brutto uguale comunque. Beh, io amo. Allora, raga, quindi io quando parlo con voi parlo con due ragazzi. Sì, ok. Cosa chiaro. Avete scoperto del mondo maschile che prima non sapevate rispetto a, a quello che sapevate prima? Cioè, vabbè, hai capito, no? Le pippe. No! Sì. Le pippe a noi ci piacciono particolarmente. E invece del mondo femminile vorremmo scoprire che se prova a essere penetrati. Aia, è una domanda che secondo me è vero, al contrario. Siamo con questo dubbio. Ma invece non vi sentite qualche preoperanza così davanti al petto quando vi svegliate? I pettorali, perché sì, sono sciotta io. Se stiamo a pompa d'un palestra. Ah, quelli sono pettorali. Devo pettorali. Dire che te hai pettorali. Io sì. Infatti mi sono pompato. Anche lei. No, ma perché serviamo pure le proteine. No, lei c'è le spalle, si vede proprio. No, ma io questo qua proprio da quando sono nato. Ma perché hai fatto nuoto, vero? Ho fatto nuoto. Grande Valerio sta a cannone. Oh, porca miseria, oh, regà, Valerio, ma poi hai visto? Hai sentito prima che Bit ti ha lanciato. Comunque, come reagiscono i maschi ai vostri video? Ovvero, ci sono quelli che ci si rispecchiano o dicono: oh, regà, a me ci sta più a per culo. Allora, esatto. Se il commento è: i commenti. Ma che vuol dire essere etero? Il classico proprio: ma che cazzo c'entra l'essere etero? Perché se ero gay cambiava, sì. Cambiava. Qualche, per esempio, qualche follower che magari vi ha insultato in diretta oppure vi ha insultato nei commenti. La top allora, 3 preferire. Ah, vabbè, a me sta pure la nera. Dai, diteci un top. Oh, io la negra me la farei, No! Classico commento a Valeria. A te ti hanno detto mai qualcosa? A te no, solo a lei. Vanna Marchi. No, come Vanna Marchi? Vanna Marchi. C'è sta pure Vanna Marchi. Questa è Vanna Marchi, tra l'altro. Noi ce l'abbiamo. Però dai, io. Allora, aspetta, facciamo la top 3. Proposte indecenti. Dai. Sì, ma non abbiamo tempo. Vabbè, sti cazzi. Ragazzi, velocissimamente, prima di salutarci. Allora, due cose. La prima è la domanda che stiamo facendo ai nostri ascoltatori, ovvero qual è quel costume di carnevale oggi è martedì grasso che vi ricordate? O addirittura il primo costume. Adesso rispondetemi da persone vere. Normali. Sì, vai, costumi. Ah, io mi vestivo da... Uno storico che ti ricordi proprio che... Da morte. Da morte? Sì. Io mi comincio a grattare con te, sai. Devo dire la verità, mi stai un po' a preoccupare. Io... Vanna Marchi? Vero, da fungo. Da fungo? Ma quale però? Mia fungo madre. Poi hai ripreso col taglio dei capelli. Fungo e morte, quindi fungo allucinogeno. Fungo morte. Io devo dire che non credo che voi avete avuto una bella infanzia, secondo me, però tutto vabbè. Okay. Qual è la prima cosa, se io vi dicessi che vi piace di Roma, no? Qual è la prima cosa che scegliete? Non comincia... ci dite la Lazio, vi prego. No, sì, vabbè, non mi dite cose squadre. Non mi dite l'Aquila. No, L'Olimpico. Il simbolo di Impero L'Olimpico. Romano, no? L'Olimpico. Lo stadio Olimpico. Valerio. Ponte Mirbio. Comunque sta vicino a Olimpico. Perché stanno quelle buone, A noi ci piace quella zona. La pregna di qualità. Qual è la cosa che volete fare da grandi, da uomini ovviamente? Cioè avete un sogno da uomini? Sì, sordi. L'NFT. L'NFT, praticamente io sono vicino di casa con Snoop Dogg nel metaverso. Ma stavo là, c'è i sordi, fratello. Dai, è metaverso. Signori, sono stati con noi. Sono stati con stati noi. Con noi. Cazzo, pure stato. Stato. Che mo va de moda. Con noi. Le etero basiche. Grazie. Che in realtà adesso uscita dal personaggio si chiamano nella Valeria, vita reale Valeria Maria Chiara. Ma avete anche dei profili privati voi? Sì, sì, come sì. Si chiamano i profili? Maria Chiara Cicolani Valeria Dea. Perfetto. Però andatele ovviamente a seguire su Instagram e anche su TikTok, giusto? Ci siete? Sì, soprattutto. Dai. Etero basiche con noi su Radio Roma. Come saluterebbero due maschi dopo un'intervista a Radio Roma? De Cristo zifana canna. Bella a tutti, raga, bella a tutti i broschi.